pensato per Halloween. Vi farò quindi vedere come realizzare una torta che prende il nome di Spider Cake, poiché ha una decorazione che ricorda un po' una ragnatela. Questo lavoro è interamente realizzato in fimo e usando anche delle glasse a base di fimo, ma vanno bene anche altre paste polimeriche. Nei commenti qui sotto fatemi sapere cosa ne pensate di quest'ultimo lavoro e come sempre nell'info box vi sono tutti i link utili anche l'occorrente per realizzare questa creazione. Spero davvero che quest'ultimo video vi piaccia, vi possa essere utile ed ispirazione. Quindi al prossimo video, ciao a tutti! Prendiamo del fimo soft bianco, lo appiattiamo fino ad avere un'altezza di circa 1,5 cm. Poi usiamo questo cutter e ne ricaviamo un disco di queste dimensioni. Lo aggiustiamo con le mani se serve. A questo punto ricopriamo l'intera superficie con una glassa, come ad esempio questa che ho fatto io usando il fimo liquid e del fimo soft bianco. Con un'altra glassa, ad esempio fatta sempre con fimo liquid e fimo, in questo caso color cioccolato, realizziamo una decorazione, un motivo a spirale. Realizziamo quindi la ragnatela in questo modo.
Decoriamo adesso la torta come più ci piace. Io metterò tutto intorno qui delle palline di Fimo Soft cioccolato. A questo punto aggiungiamo altri dettagli, se volete, come ad esempio io ho aggiunto questo piccolo ragnetto nero. Dopodiché cuociamo. Una volta che il lavoro si è raffreddato, possiamo lucidarlo, però io preferisco lasciarlo così come esce dal forno. Quindi con quest'ultimo passaggio il lavoro è finito, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e fonte di ispirazione. Quindi al prossimo video, ciao a tutti!